Have a nice week. Lucetti. Con la crescita esponenziale di moltissimi dei miei progetti è diventato sempre più importante per me imparare l'arte del delegare. E una cosa l'ho imparata sicuro, anche perché ho resistito a questa necessità per fin troppo tempo. Se tu hai un progetto, che tu sia un freelance, che tu abbia un team di persone, che tu porti avanti un no profit, qualunque sia l'idea che hai in mente, ad un certo punto, e prima lo impari meglio è, devi riuscire a lasciare andare ogni smania di controllo e imparare a delegare. Soprattutto se non vuoi soccombere alla mole di impegni, di pressione e di stress che inevitabilmente si vengono a creare nel momento in cui i tuoi progetti decollano. Il che è un buon segno, però noi dobbiamo decollare con loro. E qui nasce il problema, perché non appena è il momento di cominciare a delegare qualcosa, la smania di controllo prende il sopravvento e cominciamo a convincerci che nulla di quello che fanno gli altri è fatto bene, perché deve essere sempre fatto tutto quanto come abbiamo in mente noi, convinti che sia il modo migliore, a volte addirittura l'unico possibile che può funzionare. E così cominciamo a chiederci, o anzi a alzare gli occhi al cielo e a pensare, oh, magari potessi clonarmi, ho bisogno di un clone di me stesso. Ed è lì che casca l'asino. Questo è l'ultimo dei pensieri che vuoi avere. Immagini, io non so tu, ma io non trascorrerei più di 24 ore con un esercito di cloni di ceci. E il motivo per cui vuoi evitare questa affermazione, questo pensiero, i motivi sono principalmente due. Il primo è che nel momento in cui pensi all'idea di clonarti, già sbagli l'approccio nel modo in cui vuoi crescere il team che ti circonda. Non vuoi certo dei cloni di te stesso con gli stessi punti di debolezza e gli stessi punti di forza, se non vuoi continuare, no, a cozzare continuamente uno contro l'altro, ma vuoi circondarti di persone che siano molto più sveglie e intelligenti di te, soprattutto in alcuni aspetti dove tu sei carente. L'altro motivo per cui vuoi evitare questo pensiero è legato al fatto che più continuerai a pensare che sei indispensabile, più continuerai ad essere l'ago della bilancia. Senza la tua approvazione, senza la tua presenza, non si andrà né a destra né a sinistra. E con l'aumento della mole di cose da fare, ti troverai sempre bloccato al centro, con una conseguente frustrazione anche da parte di chi lavora con te. Ora la formula d'oro. Come cominciamo a fare tutto questo? Come cominciamo ad imparare l'arte della delega? C'è una formula che mi ha insegnato il mio coach diversi anni fa e che tuttora utilizzo con grande soddisfazione, sia perché la applico su me stessa, sia quando la applico al lavoro delle persone che collaborano con me, che prende il nome, adesso ovviamente in italiano fa un po' ridere, però si potrebbe definire la PIS formula. P-I-S. La P sta per problema. Qual è il problema? Che sia un problema che stai affrontando tu o un problema che sta affrontando il tuo collaboratore, in questo caso stiamo parlando di delegare, quindi parliamo di un collaboratore, chiedigli o chiedile qual è il problema. Questo per due motivi. Uno, molto spesso il problema non esiste ed è soltanto nella nostra testa, così come nella testa di chi lavora con noi. E due, nel momento in cui lo si verbalizza, la soluzione può addirittura venire spontanea, nel momento stesso in cui riusciamo a descriverlo a parole. La I sta per impatto. Qual è l'impatto che può avere questo problema? Naturalmente se il primo requisito è stato garantito e quindi se effettivamente si tratta di un problema e il problema esiste, qual è l'impatto che può avere sul nostro progetto o sulla nostra vita a seconda di qual è l'area a cui stiamo applicando questa formula? Ora, se l'impatto è uguale a zero o quasi, non c'è probabilmente neanche motivo di preoccuparsi del problema. Ma se l'impatto è notevole, allora si passa alla terza lettera, che è la lettera S, che sta per suggerimento. Esattamente. Quello che noi vogliamo chiedere alle persone che lavorano con noi e anche a noi stessi quando affrontiamo il problema e deleghiamo a noi l'onere e l'onore di risolvere un problema è quello di capire quale potrebbe essere il suggerimento per risolverlo. Questo funziona benissimo quando deleghiamo il lavoro alle persone che lavorano con noi per un motivo molto semplice, che responsabilizziamo ciascuno di loro nel trovare la soluzione prima di venire a chiederci quale potrebbe essere la nostra opinione o il nostro punto di vista. Quindi non diventiamo più l'ago della bilancia, ma sono loro che decidono di spostarlo a destra o a sinistra e imparano inizialmente con te, poi sempre in maniera sempre più indipendente, a trovare una possibile soluzione o possibili soluzioni al problema iniziale. Perché questo modello PIS o formula PIS è così efficiente? Beh, prima di tutto perché elimina ogni ipotesi a priori. Non ci sono ipotesi, ci sono solo fatti. È un problema sì, non è un problema, togliamocelo dalla testa.
Il secondo motivo è che ci responsabilizza e il terzo motivo è che possiamo applicarlo non soltanto al lavoro che facciamo con gli altri, ma anche al lavoro che stiamo facendo su noi stessi. E quando lo applico a me stessa, la parte dedicata all'impatto è quella che di solito trovo più utile, proprio perché riesce a farmi mettere le cose davvero in prospettiva. Qual è l'impatto? Ed è davvero un impatto così grande da dovermi preoccupare? Una frase molto conosciuta di Mark Twain dice: ho vissuto un sacco di rovesci nella mia vita, la maggior parte dei quali non è mai accaduta. Quante volte esageriamo un problema? Quante volte ci convinciamo di quello che potrebbe essere la conseguenza di una nostra azione solo per accorgerci che non era poi così importante? Quante volte ci preoccupiamo così tanto di un problema che tra un anno o due non significherà praticamente nulla? E la parte più bella, come sempre, comincia adesso, nei commenti qui sotto il video. Condividi con me e con tutta la tribù dove potresti applicare il modello PIS. P per problema, I per impatto e S per suggerimento. Condividilo nei commenti qui sotto e ricorda che un tuo commento, anche se breve, può diventare una fonte di ispirazione enorme per altre persone che potrebbero trovarlo davvero, davvero utile. Mua. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.